e ci state dimostrando in questi giorni. E vi ringraziamo davvero per essere così numerosi, per i messaggi che ci state mandando, Londra, Parigi, le TV, per come ci state seguendo. Davvero non ci aspettavamo tutta questa attenzione, ma soprattutto questa ondata d'affetto, perché non è una rassegna, è più uno stare insieme, uno stare tra amici, un passarci il testimone. Si fa alle 22, non ve l'abbiamo mai detto in diretta, perché speriamo che si vada a dormire con il cuore un po' più sereno. Questo è l'intento, cercare un pochino di stare insieme e di alleggerire queste giornate complicate. Tra poco in diretta con noi ci sarà Anna Foglietta, che non è un ospite, non la posso chiamare ospite, la posso chiamare amica. Anna è una nostra amica e, oltre ai film che voi avete scelto, si collegherà con noi per vedere insieme a voi i film che ha scelto lei. Quindi, quando ci chiamerà, noi saremo felici di raccontare un po' insieme a lei il suo amore per il cinema e le sequenze che ha deciso di farci vedere. Oggi è una settimana che abbiamo iniziato Cinema da Casa. Siamo molto contenti di partire con la programmazione. Noi staremo qua sempre. Ah, ecco, ci ha chiamato Anna in diretta. Eccoci, Anna, ben trovata. Eccoci, ciao Fabia, ciao, Ciao, buonasera a tutti, buonasera. ciao, mi sentite Allora, bene? sì, stiamo tutti bene. Questa è una diretta un po' particolare, una diretta tra telefonini, ma ho visto anche che da Lucia Annunziata ci hanno problemi in diretta, quindi va bene così. Perfetto, Perfetto, va speriamo di benissimo, farcela. Senti, va benissimo. allora Anna, raccontaci un po' che film hai scelto di vedere, e anche un pochino lo stato d'animo che voglio un po' di raccontare questa sera. Allora, lo stato d'animo di questa sera non è dei migliori perché considerando quello che sta succedendo in queste ore a Bergamo e in tutta la Lombardia, insomma, lo stato d'animo non è buono. Dispiace e non solo, lascia piuttosto sgomenti assistere a quelle immagini. Sono stata più volte a Bergamo, anche ospite insomma, del Teatro Donizetti, e la cittadinanza è straordinaria e sapere che persone che magari ho conosciuto adesso non ci sono più, che possono stare in un ospedale a soffrire, io davvero lo trovo insopportabile. Per cui lo stato d'animo di questa sera non è dei migliori, però noi siamo qui in realtà per portare un po' di ristoro, giusto Fabia? Sì, assolutamente così. Per stare a un Ecco. cineclub virtuale, per stare un po' tutti insieme, molti lo stanno facendo in realtà nelle loro città, perché non è un copiare, ma è un passaparola. Mi fa molto ridere quando molti dicono vi hanno copiato. No, stiamo facendo una cosa tutti assieme, perché questa è un'idea che va condivisa e più siamo, più diventa forte. Assolutamente d'accordo, questo è il momento in cui non bisogna creare ostilità, ma bisogna creare condivisione, abbiamo tutti bisogno di sentirci parte di un'unica cosa e forse paradossalmente nei problemi ci troviamo sempre di più rispetto ai momenti di felicità, ai momenti di gioia, per cui io sono in realtà felice paradossalmente di questa situazione perché è come se mi stessi riappropriando anche del mio orgoglio nazionale, della mia fierezza dell'essere italiana, dell'essere in qualche modo parte appunto di una collettività che si unisce sotto lo stesso problema, sotto la stessa bandiera, che lo sventoliamo in qualche modo fieri alle nostre finestre perché ci ritroviamo tutti sotto uno stesso dolore ed era giusto che accadesse perché troppe volte la denigriamo questa nostra Italia ed era arrivato il momento invece di ritornare a lodarla e a sentirci parte di questo meraviglioso paese, davvero. Anna, io una cosa mi sono già proposto già di fare, come usciremo da questa clausura, la prima cosa che farò è andrò a citofonare a quella signora che tutte le sere alle 10 meno un quarto accende la luce nella sua finestra e entra dentro il nostro schermo. No, ma è una cosa incredibile, io la adoro, voglio sapere chi è. Ho capito che è una signora, perché l'ho capito dalla luce 20 watt. L'ho capito, è sicuro che è lei? Accendo dei giannelli, non so se è una minaccia. No, la adoro, no, la voglio assolutamente conoscerla. Sono sicuro che ha i gambaletti, quelle cose lì. Io speravo che tu invece volessi venire a citofonare a me, a Paolo, e abbracciarci, a farci una di quelle scenette Ma nostre col quello lo faremo cinello. sicuramente. Senti Anna, noi adesso tra un minuto partiamo con la programmazione. Facci ringraziare davvero perché abbiamo visto che ci è rimbalzato Vogue Taiwan, ma non solo, che ci stanno seguendo dall'America, cioè sta seguendo Marisa Tomei, è diventato un po' un passaparola dell'italianità e della gioia. Sono tante finestre sul mondo, quindi siamo ben contenti e partiamo con la diretta.
Vai. Fucking Santana, a creep can roll, man. Yeah, but he's a pervert, dude. Yeah. No, he's a sex offender with a record. He did 6 months of Chino for exposing himself to an 8-year-old. Man in me will do nearly any task. Ask for conversation, there's a little he would ask. Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. I'm slamming him tonight. You guys are dead in the water. All right, way to go, Donnie. If you would, it is no dream. Fucking 20 minutes late, man. What the fuck is that? Theodore Herzl. Huh? State of Israel. If you will it, dude, it is no dream. What the fuck are you talking about, man? The carrier. What's in the fucking carrier? Huh? Oh, Cynthia's dog. I think it's a Pomeranian. I can't leave him home alone or he eats the furniture. I'm watching it while Cynthia and Marty Ackerman are in Hawaii. You brought a fucking Pomeranian bowling? You brought it bowling? I didn't rent its shoes. I'm not buying fucking beer. He's not taking your fucking turn, dude. Man, if my fucking ex-wife asked me to take care of her fucking dog while she and her boyfriend went to Honolulu, I'd tell her to go fuck herself. Why can't you board it? First of all, dude, you don't have an ex. Secondly, this is a fucking show dog with fucking papers. You can't board it. It gets upset. Hey, its man. Hair falls out. Walter. Fucking no. Dog has fucking papers. Over the line! Huh? I'm sorry, Smokey. You were over the line. That's a foul. Bullshit. Mark at 8, dude. Excuse me. Mark at 0, next frame. Bullshit, Walter. Mark at 8, dude. Smokey, this is not Nom. This is bowling. There are rules. Hey, Walter, come on. It's just, hey, man, it's Smokey. So his toe slipped over a little, you know? It's just a game, man. This is a league game. This determines who enters the next round robin. Am I wrong? Yeah, but I wasn't. Am I wrong? Yeah, but I wasn't over. Give me the marker, dude. I'm marking an 8. Smokey, my friend, you're entering a world of pain. Walter, man. You mark that frame an 8, you're entering. Pain. I'm not. A world of pain. Look, dude, this is your partner. Has the whole world gone crazy? Am I the only one around here who can say shit about the rules? Mark at 0. They're calling the cops, man. Put the piece away. Mark at 0. Walter, put the piece away. Walter? You think I'm fucking around here, Mark at 0? All right, it's fucking 0. You happy, you crazy fuck? It's a league game, Smokey. My point is... Are you ready to be fucked, man? I see you roll your way into the semis. Dios mio, man.
Liam and me, we're gonna fuck you up. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. Let me tell you something, Pandeo. You pull any of your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes, I'll take it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes click. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. Eight-year-olds, dude. I'm throwing rocks tonight. Rocket, dude. This was a valued rock. This was a... Yeah, man, it really tied the room together. This was a valued... What tied the room together, dude? My rug. Were you listening to the dude's story, Donnie? Walter. Were you listening to the dude's story? I was bowling. So you have no frame of reference here, Donnie. You're like a child who wanders in the middle of a movie and wants to know... Walter, what's the point, man? There's no reason. Here's my point, dude. There's no fucking reason why these... Yeah, Walter, what's your point? Huh? Walter, what is the point? Look, we all know who is at fault here. What the fuck are you talking about? Huh? No, what the fuck are you... I'm not... We're talking about unchecked aggression here, dude. What the fuck is he talking about? My rug. Forget it, Donnie. You're out of your element. Well, I hope you folks enjoyed yourselves. Get you later on down the trail. Say, friend, get any more of that good sarsaparilla? Allora Anna, questo è un film che avevi scelto te, perché l'avevi scelto? Ma l'ho scelto perché Il Grande Lebowski è uno di quei film cult che io ogni volta che ho un weekend oppure sai, un periodo un po' di rallentamento mi guardo perché mi fa passare veramente la serata. Io adoro i fratelli Coen, tutta la loro cinematografia, Jeff Bridges, devo dire che in questo film è pazzesco, ma insieme a lui John Goodman, Steve Buscemi, un cast veramente attaccatissimo, John Turturro, perché è un affresco meraviglioso un po' della nulla facenza, dove escono fuori i tratti più vulnerabili ma anche ironici e goliardici dell'essere umano. E poi in fondo ho pensato in questo momento tutti quanti noi siamo un po' come il Grande Lebowski, come lui, perché siamo sempre in pigiama. Lui è uno di quei personaggi che esce per andare a fare la spesa in pigiama. È diventata virale l'immagine di quel signore che va in giro col cagnolino finto, no? In sciabatte, è vero. Marcia la sigaretta. E mi ha ricordato molto il Grande Lebowski, no? Di questa immagine di uomo che se ne disinteressa e se ne fischia della realtà precostituita, fa un po' come gli pare, segue soltanto le sue regole. In questo momento noi le regole dobbiamo seguire, però cioè, possiamo permetterci di andare in giro in pigiama. Allora volevo salutare Piera De Tassis che vedo in diretta Instagram. Ciao Piera, ti saluta pure adesso Anna. Ciao Pierino, bro, teniamo duro, dai. Annina, adesso tu hai scelto un altro film e quindi prima che mandiamo il film vuoi dire perché l'hai scelto? Allora, posso dire il titolo? Sì, di il titolo. Allora, il titolo è Il Vedovo, del grande Norisi con Alberto Sordi e Franca Valeri. E ho scelto Il Vedovo perché secondo me questa è una di quelle situazioni in cui rischiamo di trovare qualche cadavere in casa, ma di quelli, cioè, uomini, mariti e mogli che fanno fuori il proprio compagno, il proprio coniuge, la propria coniuge, perché è molto, molto dura. Per cui restiamo calmi, stiamo tranquilli, cerchiamo di trovare il meglio nel nostro compagno, al massimo ignoriamolo. Brava, qualche cretinetto in giro, va bene. Esatto. Dai, partiamo allora con Il Vedovo. Dai. Buongiorno, commendatore. Di che umore è oggi? Buono, canticchiava. No, non ti preoccupare, soldi non gliene do più. Sta telefonando alla mamma. Mamma, mi ascolti? Fallirà, lo manderò in campagna a guardare la fattoria, se sarà capace. Brava, mi divido così poi devo passargli anche gli alimenti. E poi, mamma, me l'hai data tu questa educazione religiosa. Ma no, mamma, non è sfortunato. È un incapace e un megalomane. Figurati che adesso si vuol mettere contro la Montecatini, non so, vero? Ma vogliamo dire la verità una volta per sempre? Io ho sposato un cretino e me lo tengo. Ognuno ha la sua croce, pazienza. Non ho raddoppio. Mamina, prendo il letto stasera e domattina sono da te. Sì, mametta, vai piano col poker. Ciao, mametta. Ciao.
Serafina, è venuto il commendatore? Sì, signora. Ma guarda, inutile che mi baci perché non sento più niente. Guarda cosa ti ha portato il tuo cretinetti. Cos'è? Apri. Beh? Non ti ricorda niente? No. Il valzer delle candele? Lo zigano di Biarritz? Il primo ballo quando ci siamo fidanzati? Bella giornata funesta. Che fai tu lì impalata? Vai in cucina. Uno arriva a casa col sorriso sulle labbra, pieno di idee, di progetti, di entusiasmo. Arriva anche per comunicare a sua moglie le sue gioie, invece, bang, tutte le volte a botta in testa. Beh, vabbè, stupendo. Aspetta che ce n'è un'altra, perché veramente dopo l'omaggio che abbiamo fatto anche con Pierre e con te a Franca Valeri, noi siamo innamorati di Franca Valeri. Niente, niente, problemi tecnici. Com'è la buona? Eh? Com'è la buona? Serafina? Disturbo? Mi scusi, mi ero addormentata un momento. Oh, se sapesse quanto abbiamo avuto da fare. Capisco. Chissà quanta gente. Lei è un'amica? Una congiunta della povera signora? Veramente la povera signora sono io. Oh. Oddio. Già. Forse è meglio che io tolga il disturbo. No, cara, nessun disturbo. Anzi, mi sono sempre domandata che faccia avesse l'amica di mio marito. Oh, no, lei fraintende, signora. Fra me e suo marito non c'è mai stato niente di materiale. Una relazione platonica. Non capisco. Voglio dire una relazione puramente spirituale. Ecco, ha trovato la parola esatta, sì. Siccome io ho una grande ammirazione per l'intelligenza eccezionale di suo marito, lui dice che soltanto io lo comprendo e nei momenti di abbattimento gli sono sempre stata vicina. Ha fatto bene, specialmente adesso che gli è morta la moglie. Mia cara signora, che meravigliosa sorpresa. Permette che la abbracci. Caro Marchese. Con permesso. È stato tutto merito suo. L'ho saputo, ma per carità, signora, diciamo che è stato il destino. E il mio cretinetti? Un uomo distrutto. E dov'è quest'uomo distrutto? È andato a dare un'occhiata ai bovini. Ai bovini? Ai bovini. Ai bovini. Ah, fresco. Ti piace, Lovetto? Tiè. Adesso, commendatore. Come si dice, bacia il padroncino, eh. Dovrebbe fammi lavorare sti bambini, un pochettino del nostro latte. Quanto ne facciamo di latte al giorno? Latte? 600 litri al giorno, commendatore. Vacche olandesi? Cosa ne dice? Ah, questo sì che ci voleva, vedi? Sai che assaggerei, Giorda? Un'altra scheggetta di quel pecorino. Va bene, lo vado a prendere. Sì. Margherita! Accompagnati il commendatore a vedere i bovini. Io vado. Accompagnami tu, eh. Che belle bracciotte toste che c'hai. Come ti chiami? Margherita. Margherita ti chiami. Sei bella nutrita, sei, Margherita. Margherita, sono il padrone tuo io. Vieni qua, andosca. Vedi, Giordano, tutti erano convinti che mia moglie fosse una aristocratica. Ma io che ero il marito e la conoscevo profondamente, ti dico che aveva una mentalità ristretta, piccola e meschina, di origine contadina come la madre. Ha sentito, è in giardino col fattore. E adesso chi gli darà la notizia? Bisognerebbe prepararlo pian pianino. Vuole che vada io? No, cara, non si disturbi. Lei ha già fatto anche troppo per mio marito. Vado io. E non è che sono cattivo, caro Giordano. È che io lottizzo il terreno, faccio le strade e vendo le case popolari. E va bene. Oramai il padrone lei faccia come vuole. Ecco, bravo, l'hai capito, Giordano? Buonanotte. Buonanotte. Gioia! Gioietta cara! Vieni a mangiare una fetta di melone fresco? Ah, hai capito il bifolco? Mi voleva convincere di incrementare la produzione dei bovini. Perché lui ruba, ecco perché. Ah, ma io vendo tutto.
Dice, ma la sua povera signora. Ma che te frega della povera signora? La signora non c'è più e io mi vendo il bovino. Ah. Alberto? Oi, bifalco! Alberto? Cosa fai, cretinetti? Parli da solo? No, vabbè. È fantastico. No, ma ci rendiamo conto, ma ci rendiamo conto. Io rido ogni volta. Ma rido di gusto. No, memorava, questa è la commedia perfetta. Perfetta per gli attori, per come è scritta, per la regia. E adesso, perfetta. Anna, noi proseguiamo con le grandi donne nel cinema. Ti abbiamo tenuto tanto in diretta con noi, quindi se hai voglia attacchiamo la diretta telefonica, però se ti va puoi continuare a seguirci in diretta Instagram o Facebook, bene, come ti pare. Va bene. Grazie per essere stata con noi. Grazie, è stato molto divertente e bello averti come prima ospite, anzi come amica della finestra. Sono onorata, lo sapete che vi stima, che vi voglio bene. Lunga vita da Alice della città. Ciao, un abbraccio, un abbraccio a tutti. A ciao. Ciao Gianluca, ciao Nanni. Ciao, grazie, ciao. Microfono è pronto. Tutto preparato. Mi raccomando, eh. Allora siamo d'accordo. Lungo la strada fino alla porta di casa, tu canti. Pace bene, figlioli. Pace, tu canti bene. La canzone che ti ho insegnato, canti la novia. Dalla porta della chiesa alla porta io di casa. Precedo, io non voglio che... Perché? Tutta la gente ride di me, io sono tua moglie. È tutto, perché se mia moglie fai quello che voglio io. Su, dai, che c'è fuori la gente che aspetta. Pensare mica di fare quello che facevi prima, eh. Canta e sorridi. Via. Accendi il microfono. Accendi. La novia. 1, 2. Bianchi splendente dalla nobbia. Bianchi splendente dalla nobbia. Mentre la sposa finito stasera tutte le donne del nostro cinema italiano, o almeno gli interpreti che amiamo di più. Bentornato. Onorevole. Sarà vero quello che dicono di te? E cosa dicono? Che sei fortunato con le donne. E tu, sentiamo il tuo parere. Ti piace più un tipo come lui o un tipo come me? Certo, attento, si può scambiare appena dopo.
Domandalo a tuo padre che cosa abbiamo combinato nel 22 con queste braccia. Avvocato, faccia un brindisi. Ai più radiosi destini politici del nostro neoparlamentare, a cui tutta Catania guarda con orgoglio e con speranza. Viene, collega, fatti onore. Domani ti siederai al Parlamento di Palermo a rappresentare il più italiano dei partiti. Ma deve essere maschio, noi ci intendiamo, eh? Andiamo dall'avvocato Spadolo. Andiamo a vedere cosa succede. Coraggio, avvocato. Avvocaticchio, approfitta perché domani parte. Ho i miei dubbi. Date da fare, fai vedere cosa ci combini. Sì, sì, mandatela con l'avvocato, così ci divertiamo un po', eh. Caro Antonio, pare che l'avvocato non... Ma non capito. Allora, avvocato, è vero che lei non... No, non è vero niente. Avvocato, ha sentito che cosa dicono sul suo conto? Via, dica qualche cosa, si difenda. Io non ci posso credere. Ma non date retta alle chiacchiere di questi quattro minchioni. Io se fossi in lei mi getterei nella cisterna. E che si gabba? Certo, è meglio morire. Meglio morire mille volte. Ma come mille volte? Un milione di volte. Giù, adesso basta, finitela. Ma come basta? Adesso che viene il bello. Vai con te, ti faccio un bel regalo. Dopo te lo dico che regalo voglio. Sì, me lo dici dopo, vai. Coraggio, avvocato, via. Andiamo. Un applauso di incoraggiamento al nostro avvocato. Mi è caduta la fotografia della cuginetta. Io? Come? L'hai rifiutata senza conoscerla, Barbara Puglisi, quella che i tuoi genitori ti vorrebbero dare in moglie. Via il bello. Ma tu sei un angelo. Ehi, giovanotto, vuoi andare a Palermo come segretario della nostra federazione? Ti ci mando volentieri. Le donne ti faranno diventare tisico. In ogni modo pensaci questa notte. Ehi tu, vieni con me. No. E perché? Ho lasciato da tempo certi lavori. E adesso quale sarebbe il tuo lavoro? Artista. L'artista? Sì. Sono antipatica. Ah, perché? Dimmi, è vero quello che dicono qua a Catania, che a Roma sei pieno di donne e che hai fatto impazzire la moglie di un ministro? Non è vero niente, sono tutte sciocchezze. Lo dicono tutti. Dicono che a Roma le donne ti piangono dietro la porta come tante gatte. Dimmi, non deve essere nessuno, eh? Vieni. Di Catania. Ciao Luisa, allora bentornata. Ma che ci vuoi insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata, eh? A mamma Roma, lascia la bella cantata dei cori. Via, canto.
Da questa parte. E perché? Perché Annina è più piccola e ci aspetta alla sinistra. Mai sentito? E poi ci stava alla sinistra. Zitta. Voglio tutta mia! Salvatemi! Un maledetto Peppino, un maledetto andiamo a mano che finirò i peri! Ma che si divertisse la diventa! Lasciatemi! Piano, fermi! Oh, mi ha lasciato, ma ti voglio intendere! Calmatevi! Michele, ferma! Vieni qua! Vattene! Torna in paese! Torna in paese! Io andrò in galera! Va, schifosa! Vattene! Che fa? Si è fermata? No, torna in paese. Ma come? Così? Vi sono andata davanti a tutti? Non è possibile! Disgraziata! Torna in paese! Ti aspettano tutti in piazza! Tutti! Anche i cani! Vergognata, facci vedere la pancia a tutti! Corri! Non ti fare aspettare! Va! Siamo, sta uscendo la processione. Thank you.
facciamo cessione. Se tolga di mezzo, vada via! Grazie, bravo, non mi ora ce ne possiamo andare, vai, va. Don Vincenzo, vi bacio le mani e vi chiedo perdono. Alza sta faccia, prima di schiaffeggio. Poi mi bacia la mano. E ora ti perdono. Entra sciagurato. Grazie. Così. Stasera è tutto cinema italiano, neanche a farlo apposta, neanche a sapere che c'era la De Tartis. Buonasera! Avanti! Ammazza, Devrimi, ma no, non mi avevi detto alla Fontana delle Sedie? In compagnia, meno male, siamo in 14. Dottore, fai venire anche il tuo amico. Ah, sì, posso? Ah, andiamo, vai, Umberto. A me. Venga, venga. Mimì, tu lo conosci, fate le presentazioni, Signori, Umberto Bennazzuto. Ma che bello, ma che tutti amici, Buonasera a tutti, dottore, buonasera. A capo tavola. Grazie mille. Ma insomma, ragazzi, volete dire cos'è successo? È successo? Io ho aspettato un'ora. Ma com'è possibile? Anche noi abbiamo aspettato. E come? Piazza delle Sedie. No, non proprio in Piazza delle Sedie. Edoardo De Giorgio, lo riconosci questo vestito? Ecco, davanti alla chiesa. No, mi dispiace, ma a me Mimì m'aveva detto davanti alla fontana. Chiesa, fontana? E poi no, sono stata pure lì. Davanti alla chiesa non c'era nessuno. Per l'amor di Dio, ho cercato dappertutto io. Sono andata perfino al ristorante ungherese, sono andata al Grand Hotel. Babbo, dottore, tutto bene? Dottorette, sta bene una fettuccina? Sì, come no. Due fettuccine abbondante. Ma questa è proprio la giornata delle soddisfazioni. Ah, sono proprio contenta. Sì? Ah, non te l'ho detto? No. Oh, caspita, il regista mi ha fatto i complimenti davanti a tutti per la scena del miracolo. Ah, sì? Una scena proprio difficoltosa, tanto. Tutta sofferenza interiore. E poi delle battute bellissime. Miracolo, 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 miracolo. Ma poi oltre a questo bisognava far strillare gli occhi, Come? Ah, caspita. Come strillare gli occhi? Sì, insomma, avere negli occhi una luce. Come dire, insomma, una luce parlante, ecco. Ah, questa è una bella cinematografica, Come non si accorge di niente. Ah, già, è vero. Ma insomma, ragazzi, non mi vedete niente di strano a me stasera, no, Che? No. Sono bionda, no? Ah, è vero, ce ne siamo accorti. Ma io quando sto bene così. Ma per la vita, mi piace. Come sto? Dimmi come sto. Bene, devo dire. Hai un amore. Guarda che taglio. Un amore. Ma si rende conto? Proprio un amore, sa? Rieccotelo. Chi? Quante volte? Tabora, non guarda subito. Su, alla finestra, c'è un giovanotto che mi filava a mille luci. È tutta la sera che mi viene dietro. Ah, tutta la sera. Caruccio, eh? Un bel, non te voltà subito. Qui dietro a me c'è un giovanotto che mi filava al mille luci. E mo' che pretenderebbe che lo chiamassi qui? Hai visto? Mm-hmm. Ancora lì. Mm-hmm. Tortore, ci ho ripensato. Salute. Fuori c'è quella signora che mi cercava. Bisogna che le vada a dire qualche cosa, non è carino da parte mia. Che hai detto? Me ne devo andare, tanto non hai più bisogno di me, sei buona compagnia. Tu fa come ti pare, sei libero. Signori, scusate tanto, buon anno. Buon anno. E lei dove va? Ma che se ne va? Lo lascia Cosa fa? Lasci che si stacca la gola. Lei da qua non si muove, ha capito? Vada a posto. No, e perché? Ma dottore, ma non lo vedi che siamo in 13? Giù. Allora è per questo che mi avete scaricato a Piazza delle Sedie? No, dottore, nulla sta a fare tanto palloncolo, sì, sanò. Ah, scusa. Un bel, dai uno schiaffo e dia che so dei gafoni ignoranti che non finiscono mai. A quest'ora? E mo che te metti a fare tutte queste storie? Non devo fare storie. Gafoni ignoranti che non siete altro, ma a chi vi conosce a voi, scusate? Ma chi vi ha chiesto niente?
È stata sta sciacquetta che mi ha pregato di venire a me. E per tutto ringraziamento mi mollate per la strada a me. Ah, oh, eh? A cosa? Guarda che sciacquetta, ci sarà te. A cavallo, bisaghetta, vai! Io ti vedo l'altra, ma ti caschi se trova il petrolio, mica... His favorite toy. Mezzanotte. Hai detto qualche cosa? Quando? Non mi ricordo. Dopo mi ci fai la dedica, eh? Certo che il tuo è un bel mestiere. Da soddisfazione. Ah, ho visto una fotografia tua su Paese Sera. 320 pagine. Scrivi molto tu, eh? Come tutti quelli che non hanno niente da dire. Come sarebbe? No, niente, non ti preoccupare. Ma non ce l'hai una radio? Perché? Le canzonette mi danno ai nervi. Il sapone e il dentifricio me li scelgo da me. Ballare? No. E nuotare? No. Ma allora che stai a fare? Niente. Beh, ma non sono mica poi cose tanto importanti. Oggi un'esperienza singolare da segnare a parte. Incontrata Milena, ragazza bella e eccitante. Chi è Milena? Nessuno, lascia stare. È una ragazza che ho conosciuto molto tempo fa. E la metti in un libro? Forse. Ti ho detto lascia stare, eh? Ma perché, scusa? Ma perché non ti riguarda. È una come tante altre. Scommetto che te la sei portata a letto. Con tipi come lei non è poi un problema. Beh, si vede che gli piacevi. Gli piacevo? Sì, può darsi, ma il fatto è che le va bene tutto, è sempre contenta. Non desidera mai niente, non invidia nessuno, è senza curiosità. Non si sorprende mai, le umiliazioni non le sente. Eppure, povera figlia, dico io, gliene capitano tutti i giorni. Le scivola tutto addosso, senza lasciare traccia come su certe stoffe impermeabilizzate. Ambizioni zero, morale nessuna, neppure quella dei soldi perché non è nemmeno una puttana. Che parole... Per lei ieri e domani non esistono. Non vive neanche giorno per giorno perché già questo la costringerebbe a programmi troppo complicati. Perciò vive minuto per minuto. Prendere il sole, sentire i dischi e ballare sono le sue uniche attività. Per il resto è volubile, incostante, ha sempre bisogno di incontri nuovi e brevi, non importa con chi, con se stessa mai. Milena sono io, vero? Sono così. Una specie di deficiente. Ma no, al contrario. Forse sei tu la più saggia di tutti.
Ecco le sigarette, professore, e i giornali. Ah, grazie. Per le pulizie mi chiama lei? Io sto in guardiola. Beh, siamo quasi alla fine e abbiamo ancora due film prima di salutarci stasera, e a tra poco. Cos'è, una veglia? Sì, è una specie. Che numero ci avete? Mettersi in fila, eh? State buono, sono Artù, c'è già mia moglie. È un papo dato. Scusi. Portato. Gianni. Nicola. Mia moglie. Ehi, come state? Ciao, Luciano. Ciao. Ti trovo bene, Gianni. Anche tu? Sì. Stai molto bene. Sì. Ciao, Nicola. E tu non ce ne vedete niente. Beh. Allora che sorpresa era. Ma che fate qui? Sto scrivendo il più piccolo alla quarta elementare. Il più piccolo? Ce n'abbiamo due. Siamo qui a far la fila da ieri. Certo, perché l'istruzione è obbligatoria. Però la scuola non è un diritto. È una lotteria. Guarda quanti siamo. Per quello che insegnano oggi a scuola è meglio perderla questa lotteria, lui sa. Mica vero, io intanto lo scrivo. Si capisce. Tu, Nicola, non sei cambiato, eh? Stai sempre a criticare e basta. Se scusa. Ti metti a discutere con lei, stai vivo. No, per stasera mi è bastato il marito. Tutta la cravatta sporca. Cosa hai fatto? Ah, no, m'hanno schizzato. T'hanno. Guarda qui, sempre il solito. No, ma è sugo. Chi mi ha schizzato? Lì. Ecco, basta, aiuta la mano. Ho sporco, se ne va. E avanza, non c'è più. Brodolone. Ma la lotta questa, Arigò, da Arigò. E questi come la sanno? Oh, voi due dove andate? Arrivai, esercerio, siamo sempre quelli di prima. E non fate tanto di te. Senti, senti. Io me l'avevo scordato. Potevo dire il tuo nome di battaglia era di lì. E io ero santo. Ti ricordi tanti anni? Quando per colpa mia tu prendesti quelle pillole. Sì. Beh, vedi, io il biglietto l'avevo ricevuto. Che biglietto? Senta, devo mettere seduto? Sì, grazie signora. Il biglietto di Nicola, che mi informava di quello che tu avevi fatto alla pensione Friuli. Ah, la pensione Friuli. Ecco. Io non venni, capisci? Perché dovevi venire? Avevamo litigato, no? Insomma, ma io ti amavo. Ah, sì? Beh, io credevo di no. Come? Come no? E anche dopo, io... Per tutti questi anni io non ho fatto altro che pensare a te, sempre, Luciana. Ma io no. No, adesso siamo andata sopra. Marciavamo con l'animo in spalla nelle tende. Marciavamo. Scusa, Gianni. 10 anni fa ho sposato Antonio. Ho avuto 2 figli. Poi la casa, il lavoro, i soldi che non bastavano mai. Anche tu avrai avuto questi problemi, no? Sì, naturale. Ma sai, io... E io pensavo che un grande amore fosse un grande amore. Oh sì, certo. Ma ormai erano cose passate. Sì. E poi io... Da allora voglio bene ad Antonio. Della morte noi mai parlavamo. Parlavamo del futuro. Se il destino si allontana, di quei giorni sempre uniti ci verrà. Bello. Non sapevo qual era il tuo nome. È questa la vera sorpresa che mi voleva fare. Anico, di battaglia era lì e io ero santo. E sto signore, domanda io un po'. Senta, scusi, suo figlio da che scuola viene? No, signora.
sono in visita. Parlavamo del futuro, se il destino ci allontana. Il ricordo di quei giorni sempre uniti ci terrà. A Lucia, dai a spimpettarsa. È la seconda. Sì, la seconda. Del terzo pacchetto. Ah sì? E tu allora? Parlavamo. È la prima. Ma data Gianni. Che Gianni? Te l'ho data io, era pure lui. Ah, l'ultima era. Allora un punto. Apposta mai dato. Ma questa è la patente di Gianni. Gianni? Di Gianni, mi sono sbagliato io. Gianni? Gianni? Se n'è andato. Perché se n'è andato? Come andato? Gianni? Che numero è stato Gianni? Io ho la patente su, siamo scambiate le patenti. Gianni? 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 Ci, figline, ci vediamo domani, ciao. Va bene, allora il nostro fonico vi saluta, ci vediamo domani come tutte le sere e alle 22 vi aspettiamo. Domani sera abbiamo due persone con noi, altri due amici, abbiamo Paola Minaccioni e Paolo Calabresi in diretta assieme a noi. E a domani, grazie. Cinema da casa vi saluta, è stato bello stare insieme in questo speciale Cineclub anche stasera, continuiamo ad aprire le finestre, andrà tutto bene.